Ciao a tutti, sono le 7-8 minuti, guardate là che bello, non posso farlo zoom, comunque oggi mi sono svegliato, cioè di altro, ricapitolando, è da 4 giorni che sto provando la mia nuova routine giornaliera, consiste nel svegliarsi alle 6:30, andare a letto alle 11, farsi 45 minuti di camminata corsa, ogni mattina, più vabbè altro esercizio fisico verso il tardo pomeriggio. E non è semplice, sicuramente non è semplice, perché sono all'inizio, come ogni cosa iniziale è abbastanza dura prendere il ritmo, specialmente se sei abituato con dei ritmi lavorativi, dei ritmi della fabbrica, dei turni eccetera eccetera. Oggi mi sono svegliato col pensiero, cazzo, ma è proprio noioso svegliarsi a quest'ora e andare a correre. Perché non magari diminuisco i giorni di corsa? Ma tipo, è stato un pensiero tutto automatico. Sembrava quasi che non fossi del tutto io a pensarlo. Ma adesso che mi ritrovo dentro questo boschetto con col sorgere del sole, ragazzi, vi giuro, è fantastico. C'è una liberazione, una tranquillità. Qua non c'è nessuno, assolutamente nessuno. Sono in mezzo alla natura ed è bello, ed è figo. E se non mi fossi svegliato, se non mi fossi deciso a vestirmi e andare a correre, non avrei mai potuto ammirare, diciamo, questo posto. Avere queste sensazioni di pace, di tranquillità. Quindi questo video è per dire che, cazzo, non è facile stare bene. Non è facile avere abitudini buone, abitudini che possono darti un beneficio, ma un beneficio reale. Cioè con la corsa, solo con la corsa, mi sento, diciamo, rinato, mi sento ossigenato. È proprio quella sensazione bella di che sei attento, che sei presente, che sei consapevole. Però per avere questa sensazione qua, per sentirsi così, sicuramente non si può dormire fino alle 10, svegliarsi, fare una colazione, caffè a manetta eccetera eccetera e poi mettersi a fare un cazzo. Sicuramente, almeno per me, non è mai funzionata sta cosa qua, quindi se per voi funziona, good. Comunque sia, già 3 minuti di video, devo cominciare a allenarmi, come ho detto nei video passati fatti per me, perché non penso che li metterò mai da nessuna parte. Devo allenarmi a parlare e a tenere un filo logico e, diciamo, coinvolgere gli spettatori, coinvolgere le persone con cui parlo. Però sicuramente non è una capacità molto facile da apprendere, come tutte le cose alla fine. Basta un po' di esercizio, un po' di buona volontà e niente. Adesso vi mostro l'alba e chiudo il video. Aia, mi stavo menando.